La concreta possibilità che Papa Francesco possa aprire la Porta Santa il prossimo 28 agosto in occasione della perdonanza celestiniana ribadita dall'arcivescovo, il cardinale Giuseppe Petrocchi, ha suscitato una marea di reazioni nelle istituzioni e nella gente comune. Ovviamente non c'è nessuna conferma, ci saranno sopralluoghi del Vaticano, tanti passaggi da fare, ma intanto un programma di massima è stato già inviato alla Santa Sede e tutti in città vogliono lavorare a quello che sarebbe davvero un evento epocale, così come lo stesso Petrocchi lo ha definito. Del resto, sarebbe forte la volontà del Papa stesso di essere all'Aquila e Papa Francesco, lo ha più volte detto il cardinale Petrocchi, vuole molto bene la città e i suoi abitanti che ancora portano le ferite del terribile terremoto del 2009. Ah, una bellissima notizia, secondo me è meravigliosa per la nostra città, nel senso che può essere, porterà tanta gente, tanti turisti, tanti cattolici, per noi, per l'economia e per tutto l'indotto della città dell'Aquila sarà veramente una grande soddisfazione. Cosa pensa della possibile visita del Papa che potrebbe aprire la Porta Santa? È una possibilità, insomma, però ci sono buone speranze che il Pontefice possa essere in città. Sì, ho letto qualcosa, è una cosa bella, il Papa all'Aquila, è un evento storico io penso, no? Sì, sono contentissima, farebbe piacere a noi aquilani, no? Penso che sarebbe una bella cosa. Lei ne sarebbe felice per la città? Certo. Magari ci portasse fortuna, perlomeno. Ci dà una bella. No, beh, sarebbe una bellissima cosa, come no? Beh, poi noi abbiamo la Basilica Le Maggio, la Porta Santa, chi più di lui? Lei, no? Signora, cosa pensa? È una proposta che il Vescovo ha fatto, il Papa vorrebbe venire, naturalmente ci sono tante cose da valutare. Sì, ci sono tante cose da valutare, però è una cosa meravigliosa, è la prima volta che succede. Agosto, una bellissima festa, la perdonanza, insomma, c'è tutta una storia dietro. Bello. Una buona notizia, il Papa che viene all'Aquila per il periodo della perdonanza, per la Porta Santa, è una grande novità per tutti, anche per la città. Sarebbe un momento insomma di speranza? Ma speranza, cioè, è sempre una bella cosa, il Papa che viene ad aprire la Porta Santa, un evento come la perdonanza che va avanti ormai da tanti anni, è sempre una cosa bella per la città. E io sono contentissima, magari viene. Sarebbe una cosa bella che potessi aprire la Porta Santa? Certo, cioè una cosa bellissima.